Buonasera a tutti, bentrovati di nuovo vis-à-vis e quindi piacere di rivedersi in una sala dove ci si guarda e dove le parole, le emozioni possono circolare senza la mediazione di nessun mezzo tecnologico. Quindi benvenuti a tutti. E dunque le note della canzone che vi hanno accolto sono una canzone famosa che sicuramente qui i relatori che sono qui conoscono benissimo e forse molti di voi, è Tumba la Laica, ed è una canzone cantata nella versione che avete sentito dalle Barry Sisters, che sono un duo americano-polacco che canta in Yiddish e in inglese, e fondamentalmente Tumba la Laica, ti prego di smentirmi se dico delle sciocchezze, è una specie di bandiera, è un inno, giusto? Sì, uno dei tanti, però quello più giocoso. Uno dei più giocosi. E quindi ci è piaciuto accogliere sulle note di questa canzone. Vengo quindi a presentare e mi trovo in questo momento nella duplice veste di giocare con le mie identità, come ha fatto Singer per tutta la vita peraltro, perché voi sapete che Singer aveva un numero imprecisato di pseudonimi con cui giocava, e ogni volta, a seconda del tipo di prosa e del tipo di scelta stilistica o anche genere letterario, cambiava i propri nomi. E quindi se faceva giornalista si chiamava Warshawski, se si chiamava Odan Segal, oppure si chiamava Bashevis e basta, oppure Isaac Bashevis Singer, ma poi la professoressa Roberta Scarelli potrà forse raccontarci meglio del gioco degli pseudonimi. Comunque, sto facendo quello che avrebbe fatto Singer, cioè sto mettendomi il cappello della giornalista, mentre invece sono in veste di autore in questo momento, quindi vado a presentare le persone che sono qui con noi e che presenteranno il libro che ho scritto. Abbiamo a sinistra, alla mia destra, alla vostra sinistra, Chaim Burstin. Chaim Burstin è docente, professore ordinario in Bicocca di storia moderna, ed è uno yiddishista, un traduttore appassionato di Shalom Aleichem e di tutti e di alcuni autori della letteratura yiddish. Autore peraltro anche di un saggio su uno dei romanzi di Singer, Il Penitente. Roberta Scarelli è una storica della letteratura, germanista, docente ordinario all'Università di Siena di lingua e letteratura tedesca, è docente a Roma presso la facoltà il corso di laurea in studi ebraici di letteratura ebraica contemporanea, e ha insegnato un po' in giro per il mondo, a Vienna, Harvard, Toronto, eccetera, eccetera, cioè anche alla Sapienza, ha insegnato giudaistica e letteratura ebraico-tedesca. Roberta Scarelli è mezza napoletana e mezza tedesca. Io questo ve lo devo dire perché questa cosa così particolare mi piace molto. Invece Giulio Busi è docente di direttore del Dipartimento di Giudaistica della Freie Università di Berlino, italiano, non tedesco, anche se insegna a Berlino, ma neo profeta in patria, e speriamo un giorno di poterlo rivedere sul suolo italiano e di godere delle sue competenze. È un grande esperto di mistica ebraica, in particolare ha scritto dei bellissimi libri per Einaudi sulla Kabbalah, ed è anche un grande storico del pensiero rinascimentale italiano, quindi adesso ha appena dato alle stampe una monografia su Papa Giulio II, ha dedicato monografia a Pico della Mirandola e al pensiero cabalistico anche di Pico della Mirandola, poi a Lorenzo il Magnifico e a Michelangelo. E quindi è, diciamo, in veste di grande studioso di Kabbalah, ma anche di grande appassionato di Singer, che Giulio Busi, penso, vorrà anche raccontarci
In che modo Singer e il retaggio degli studi cabalistici e fassidici, diciamo l'atmosfera fassidica della sua giovinezza, ha poi impattato sulla sua narrativa? E adesso tolgo il cappello della giornalista e mi metto quella dell'autrice e vado a spiegarvi, a raccontarvi come nasce un libro, e in particolare il mio libro, perché l'ho scritto. Perché non è banale, tutti noi sappiamo che quando dobbiamo affrontare la fatica di metterci a sudare sulle pagine di un saggio e quindi di fare anche un lavoro scientifico, ci vuole molta motivazione. E qui la motivazione è multipla. Questo è il mio primo saggio completo dedicato a un autore della letteratura, quindi non è banale spiegarlo. La verità è che mi sono lasciata sorprendere fondamentalmente dalla riedizione, no scusate, dalla pubblicazione 4 anni fa di due inediti di Singer, che è La Rossa e Il Ciarlatano, che Adelphi mandò alle stampe. Questa uscita e questa lettura creò un cortocircuito molto forte tra quello che erano i miei interessi letterari e sostanzialmente l'idea che di questo scrittore, su questo scrittore a 30 anni dalla morte, in Italia non era uscito che una sola biografia tradotta dal francese, non c'era niente su di lui. Allora, quale occasione più golosa e anche più interessante da un punto di vista dello studio di indagare uno scrittore alla luce di due nuovi libri e nell'ipotesi che questi due inediti, quindi mai usciti prima, per la prima volta in italiano grazie ad Adelphi, quale luce potessero gettare retrospettivamente su una produzione di grandissima potenza, di grandissima forza, ma anche insomma numericamente era Singer uno scrittore molto prolifico. Quindi un interesse di ricerca, di studio, grazie anche alla professoressa Scarelli, Roberta, che mi ha aiutato in questo percorso, ma devo essere sincera fino in fondo, perché la genesi di un libro appunto è una genesi importante. Questo libro è andato a intercettare uno slancio di giovinezza che io pensavo perduto. Tutta la mia generazione, quella tra gli anni 70 e 80, ha letto Singer, l'ha amato, e le problematiche di Singer hanno fortemente coinvolto quello che era il nostro orizzonte mentale in quegli anni. Le domande, la capacità di guardare alla realtà cercando di tenere insieme i campi di tensione opposti in uno stesso campo di tensione, la spinta al ritorno a una spiritualità da una parte e dall'altra le istanze più turbinose e oscure degli esseri umani, di tutti noi, e quindi di tenere insieme le contraddizioni e le parti più sordide di noi con invece la pulsionalità più alta, e quindi questa doppia forza, questo doppio campo di scontro, questo campo di tensioni mi ha estremamente coinvolto quando ero giovane e anche adesso. Inoltre, quello che ho ritrovato nelle pagine di Singer in questi due inediti sono stati tutti i suoi temi, questi eroi svaporati che non sanno se perdersi o ritrovarsi, se volare o precipitare, questo pessimismo allegro che innerva tutta i grandi romanzi americani soprattutto, non tutta la sua produzione, ma in definitiva quello che mi ha portato, quello che mi ha restituito Singer è stata la capacità di cogliere delle istanze che sono istanze di tutti noi in tutti i tempi, e quindi la sua classicità, se vogliamo,
e la profonda consapevolezza che possa oggi, a 30 anni dalla morte, tornare a parlare ai giovani e che meriti una riscoperta. E quindi mi sono imbarcata in questa impresa che è durata 2 anni. Concludo e poi passo la parola a Roberta Scarelli. Concludo dicendo, e qui lancio proprio la palla a Roberta Scarelli, che due erano le peculiarità di questi nuovi libri, Keyla La Rossa, questi nuovi romanzi, Keyla La Rossa e Il Ciarlatano. Erano due incompiuti, due inediti, due romanzi che Singer non ha voluto pubblicare e anche due episodi unici sotto certi aspetti della prosa di Singer, perché Singer non ha mai scritto una gangster novel. Questa è la prima, che La Rossa è la prima gangster novel, cioè romanzo di malavita, un romanzo del sottomondo malavitoso di Varsavia che si trasporta poi agli inizi del XX secolo sulle sponde dell'Atlantico a New York, in fuga dalla Okhrana, cioè dalla famigerata polizia sovietica, la polizia segreta sovietica, che aveva scatenato contro anarchici, socialisti, anche ebrei, di tutto, e per cui ci fu una grande fuga in quegli anni. E poi il ciarlatano è una pochade a sfondo drammatico, un vaudeville in salsa melò. E anche questa commedia brillante, spumeggiante, piena di battute, ma con questo sottofondo sempre drammatico. Stiamo parlando di sopravvissuti alla Shoah, stiamo parlando di uomini e donne arrotolate a New York e impegolate in storie di passione, di sesso, di letto, e quindi l'erotismo in chiave di sopravvivenza, in chiave di vitalità del desiderio, che è l'unica cosa rimasta attaccata a questi protagonisti, a questi personaggi che hanno perso tutto e a cui non è rimasto nulla. Quindi due romanzi molto particolari e una grande domanda: perché Singer non vuole pubblicarli? Poiché questo non è la sede per rispondervi, perché sennò il giallo non va avanti e quindi il libro è lì da prendere, se vi piace, se vi interessa. Singer non pubblicò questi due libri, da una parte perché non era contento fino in fondo, ma li aveva tradotti e rivisti e rifiniti all'80%. Aveva già lavorato, aveva già tradotto. Singer si obbliga, si incatena alla sedia per autotradurre i suoi romanzi, cioè Singer dice di se stesso: "I am a bilingual writer". Era uno scrittore che a un certo punto è perfettamente bilingue, che riscrive i suoi libri in inglese e spesso li cambia, quindi la versione inglese e la versione yiddish molto spesso non collimano. Dunque, perché non vuole pubblicare questi libri? Le risposte sono varie. Singer non ce lo dirà mai. Solo per un libro lui dice "Ni", che è Ombre sull'Hudson. Invita Ombre sull'Hudson, che è un capolavoro, non verrà mai tradotto, ma Singer concede che dopo la sua morte possa venire tradotto, e così sarà. Ombre sull'Hudson uscirà nel 1998, tradotto da un grande yiddishista che si chiama Joseph Sherman. Gli altri due no, Ciarlatano e Keyla La Rossa no. Non voleva, probabilmente, è un'ipotesi, è la mia ipotesi, non voleva sporcare la memoria di un mondo che si è inabissato ad Auschwitz e a Treblinka. Non voleva sporcarla. Questi libri parlano di nichilismo, parlano di seduzione estrema, parlano di prostituzione, sono temi scabrosi.
Singer era consapevole che c'era ancora molto antisemitismo in giro, non voleva metterci del suo, ma sappiate che tutto il mondo yiddishofono di New York lesse questi libri in Yiddish e questo mondo conosceva perfettamente i temi scabrosi di cui parlava Singer. E a questo punto vorrei che la professoressa Scarelli, a cui passo la palla, ci raccontasse, da storica della letteratura yiddish e tedesca qual è, in che modo Isaac Bashevis Singer si colloca all'interno di una grande tradizione letteraria, con una nota. Roberta, manca in italiano una storia della letteratura yiddish, bisogna che qualcuno la scriva. È stato tradotto Schmeruk. Oh, meno male, ok. Dunque, buongiorno, grazie della bella presentazione, grazie di avermi invitato qui a parlare di questo bel libro che è anche poi un percorso emotivo molto molto forte e soprattutto grazie di essere qui in un ambiente molto particolare. Io credo che noi siamo una piccola comunità per due motivi: uno perché siamo qui perché ci piace Singer e due perché siamo qui perché, come dire, ci piace l'autrice del libro, quindi sicuramente c'è una partecipazione che non è scontata e non è banale. Il perché ci piace Singer è un tema che credo abbiamo tutti affrontato, nel senso che è un autore con momenti di grandissimo interesse, momenti un po' da soppopera, momenti di letteratura bassa, momenti di letteratura alta, citazioni, ripetizioni infinite degli stessi temi, di se stesso soprattutto, secondo una vecchia caratteristica ebraica, nel senso che raccontarsi è comunque degno di un romanzo. Chiunque di noi ha a casa la biografia della nonna, della zia, del cugino, ognuno di noi pensa di scrivere la sua storia perché, come dire, essere ebrei produce racconti dal passato al futuro. Quindi un autore discontinuo, un autore, ripeto, con dei momenti di grandissima raffinatezza letteraria, dei momenti invece di pesante caduta, cioè sul Grand Guignol, sul banale, sullo scontato. Quindi un autore che crea dei problemi alla lettura. Ogni tanto ne siamo trasportati, entusiasti, ogni tanto pensiamo ma che sto leggendo, sono a pagina 322 ed è sempre la stessa storia. Negli anni ho provato a darmi una risposta di perché a me piace quando faccio dei corsi in cui c'entra anche Singer, in genere sento che piace moltissimo, cioè è qualcosa che echeggia nella cultura e nell'animo delle persone che stanno a sentirmi. E mi permetto da germanista di proporvi un piccolissimo paragone, che ora forse è un po' passato di moda, ma per quelli della mia generazione aveva una grossa importanza. Ognuno di noi ha letto Hermann Hesse. Ognuno di noi ha amato Hermann Hesse. Hermann Hesse era protestante, Hermann Hesse voleva fare Goethe e devo dire non c'è proprio riuscito benissimo. Hermann Hesse, come dire, civettava con Jung, con la dottrina junghiana, cercava di fare un tipo di letteratura che fosse da una parte una letteratura decadente, dall'altra una letteratura per l'eternità. Voleva essere un classico. Anche lì momenti molto belli e momenti molto bassi, anche lì momenti di grandissima raffinatezza e momenti di minore, diciamo così, raffinatezza. Quello che ci piace è che tutti i personaggi, da Siddhartha, Narciso, così via, il lupo, sono tutti personaggi che attraversano il peccato e non si bruciano. Attraversano il peccato e trovano in qualche modo la redenzione, cioè rispetto a una tradizione molto forte che credo condividiamo tutti, per cui il peccato distrugge
condanna invece, condanna l'umanità più corriva, più bassa, più meschina, invece nel caso di Hermann Hesse il peccato, soprattutto il peccato sessuale, ma come dire, anche l'avidità, no? L'interesse per le cose materiali, in realtà è un'occasione di trasformazione di pensiero, di redazione, di cammino verso, abbiamo visto in Siddhartha, verso la santità. E questo ci piace da morire. Questo ci piace perché tutti noi pensiamo a qualche livello, vogliamo elaborare, riflettere sul fatto che il peccato possa essere, come dire, un elemento fondamentale per una consapevole e santificata vita umana sulla terra. Sono cose che ritornano, sono cose condivise. Singer è ebreo e quindi il rapporto con il peccato è un rapporto sicuramente più complicato, anche se anche lì c'è da subito, da Satana Gorai, quando si indica il Messia, c'è l'idea molto forte che in qualche modo non solo il peccato può essere la via verso la redenzione, in termini, come dire, psicologici, umani, ma chiaramente il peccato può annunciare avventi di redenzione superiori. E lui con questo, come dire, gioca un po' tutto il tempo. Vediamo fino a che punto il mio peccato vuol dire l'inizio di un mondo nuovo. È molto più incerto di Hermann Hesse. È molto meno sicuro che alla fine arriverà, come dire, la salvezza, ma è la strada che crede di dover percorrere. E quindi alla fine non troviamo Siddhartha, ma troviamo personaggi incerti, personaggi che escono dalle porte e forse non rientrano più, personaggi che si perdono, personaggi che creano devastazione, e alla fine il Messia non arriva. Contrariamente appunto a molti dei personaggi che lui, soprattutto nei primi romanzi, 33-35, cita. Questa è la premessa, quindi noi siamo in qualche modo ingaggiati, leggendo Singer, a trovare la nostra strada rispetto a questo che mi sembra un problema novecentesco fondamentale del rapporto tra caduta e redenzione, tra umanità e peccato. Una storia tutta da scrivere che secondo me Singer ci ha aiutato non poco a centrare, a riflettere. Fatta questa premessa, che secondo me è, come dire, lega ancora di più tutti noi che siamo qui, cioè nel senso abbiamo Singer, abbiamo Fiona, ma abbiamo anche questo percorso, ci poniamo questo problema. Dopodiché volevo incominciare, ma sarò breve, con due citazioni singeriane che secondo me fanno da cornice a questo libro. La prima è nelle prime pagine di Kayla La Russa. Devo dire, il titolo non mi piace, nel senso che da subito questa idea di peccaminosità, eccetera, eccetera, mentre invece il titolo originale, no, non ricordo mai, grazie infinite, era la storia di un rapporto tra un uomo e una donna, il titolo indicava due nomi. All'inizio si parla di questo mondo di malaffare, oscuro, sicuramente peccaminosissimo, in cui c'è il problema però della differenza tra il narratore e lo scrittore. Lo scrittore di professione è quello che ha la penna in mano e che guarda il mondo con distanza, nutre la penna di altri libri, di cose lette, e che sappiamo che non si tratta soltanto di novelle, ma si tratta anche di testi fondativi, di testi della tradizione, e quindi c'è colui che guarda il mondo con la penna in mano, aspettando in qualche modo di poter collazionare testi diversi. Dall'altra parte, invece, ci sono i due protagonisti che raccontano storie. I due passano il tempo a raccontare storie,
storie vere, storie inventate, i loro rapporti amorosi di un tempo, gli incontri che hanno fatto, in una fabulazione continua in cui il passato diventa un elemento da raccontare. Ovviamente, come per Singer, e per quanto Singer può, il contenitore di questa fabulazione infinita, di questa storia senza limiti, in cui tutto diventa narrazione, tutto diventa romanzo, tutto diventa racconto, è un mondo piccolo piccolo. È una strada, una piccola comunità, ma del resto se si allargasse il campo sarebbe molto difficile raccontare tutte queste storie. Si raccontano le storie perché i luoghi, gli spazi, le porte che si aprono e chiudono, come dice molto giustamente Fiona, alludono in realtà a qualcosa di conosciuto. Quindi si racconta il noto, si inventa il noto, ci si nutre di questo racconto. E a me sembra che tra i due estremi Singer si colloca, diciamo, sul letto di Keller, a raccontare tutte le storie legate al suo essere diviso, quindi legate alla proiezione di se stesso, è legato alle cose che lui ha visto realmente. Non ci credete, perché poi è pieno di citazioni di altro, cioè è pieno di citazioni di altri romanzi, ma è un letterato, quindi cita abbondantemente le altre cose, però l'idea è un po' questa. Quindi il raccontare storie, il raccontare storie è legato ha un'esperienza privata che diventa condivisa. Un uomo e una donna vivono insieme perché si amano, perché c'è sesso, c'è passione, ma perché si raccontano le storie. E al centro di ogni storia d'amore ci sono i racconti. L'altro elemento, l'altra piccola citazione che vorrei fare, che secondo me aiuta a collocare questa analisi e i temi fondamentali che Fiona Devan metteva in risalto giustamente del perché queste opere non sono state pubblicate, con una riflessione che mi riporta alla letteratura tedesca, e cioè, tra l'altro questa citazione lei la fa ed è assolutamente appropriata, ed è, voi sapete la storia di Brod e Kafka, no? Kafka decide di affidare, era malato, era stanco, c'aveva un problema un po' con la scrittura, nel senso che scriveva tanto, pubblicava pochissimo, i cassetti sono pieni di cose meravigliose poi pubblicate, qualcosa l'ha pubblicata anche in vita, e dà tutto quanto a Brod dicendo di bruciarlo. Ovviamente Brod, che adorava Kafka, e Kafka aveva scelto lui non a caso, non brucia proprio niente, anzi quando scappa in Palestina, invece di portare le sue opere, tra l'altro alcune opere molto belle, uno scrittore della decadenza di altissimo livello, porta via le opere di Kafka. E Singer dice, a un certo punto citando questa cosa, io non ho Brod, che non si capisce se vuol dire nessuno che me le brucia o nessuno che me le conserva, ovviamente. Le mie opere sono state tutte pubblicate. Quindi il pubblicare o non pubblicare fa parte di una riflessione molto forte, anche di una idealizzazione, si mette a livello di Kafka, e di un'idealizzazione che lo porta in qualche modo a dire io non nascondo nulla, ma se nascondo qualcosa ci sarà un significato. E quindi sono d'accordo, cioè la riflessione sul perché il nascondere, perché non pubblicare, è particolarmente interessante. Ho mille altre cose da dire, ma credo che passiamo la parola a su questi temi che vanno molto volentieri, ovviamente sono temi per me tutti appassionanti, ma credo che possa... Ecco, io direi grazie Roberta, passerei la parola a Giulio Busi. E mi permetto un inciso, Roberta Ascarelli sa molto bene, e forse nel secondo giro ce ne parlerà, di come l'appartenenza di Singer a un genere, con Crilla la Rossa, a un genere letterario molto preciso, e cioè il racconto ferroviario da una parte, cioè i libri che si leggevano in treno,
il mondo yiddish è pieno di racconti ferroviari, si chiamano così, e anche la gangster novel, quindi questa doppia filiazione di Kayla la Rossa da questi generi letterari, che ci fanno capire come Singer non è un unicum anche nella scelta dei generi che vuole frequentare. È radicato in una tradizione, in una grandissima tradizione. Una nota invece fondamentale che immagino Giulio Busi voglia sottolineare sono appunto le ascendenze cassidiche e cabalistiche di Singer. Non a caso, secondo me, Singer è stato tanto amato dalla generazione degli anni 60 e 70 e anche 80, perché aveva, in parte anni 80, scusate, perché aveva un carattere trasgressivo e Busi dice addirittura eversivo, che affondava le radici in una tradizione cabalistica ebraica. E questa chiave di lettura, cioè la chiave trasgressiva, erotica, assolutamente particolare e peraltro invisa al milieu ebraico ashkenazita newyorkese, che non sopportava, cioè leggeva pieno di curiosità e di pruderie, poi però il pubblico diceva no, non va bene, perché troppo sesso, troppo eros, troppa superstizione, quindi no. Allora, Singer e la Kabbalah, Singer e questa fortissima pulsione trasgressiva, eversiva, distruttiva. Un compito difficile. E grazie per l'invito, per la presentazione, per l'atmosfera, grazie a voi. Compito difficile, e vorrei cominciare con io e Singer. Singer è la mia esperienza, che risale a 1979, ai miei primi studi ebraico a Ca' Foscari. Io ho letto Singer in ebraico all'inizio, perché in traduzione, perché ci esercitavamo, ci veniva dato era un ebraico semplificato, per entrare nel mondo cassidico in ebraico. Quindi a mano, proseguendo i miei studi, la mia carriera, in un certo modo mi sono accorto di quanto fosse falsante questo approccio. Io diciamo, digiuno come ero di studi giudaistici, ho visto in Singer una porta d'accesso per il mondo cassidico, diciamo così, un rappresentante autentico di questo mondo cassidico, e l'ho visto in ebraico. Mi ci sono voluti 40 anni per capire che la porta da cui è entrata era una porta possibile, perché Singer è anche questo, e in realtà credo che tutto il nostro incontro stasera, anche la qualifica di classico che tu gli hai attribuito, ci porti alla scoperta di un personaggio che sì, è classico, ma è anche anticlassico, che è un grande letterato, ma anche, come è stato detto molto bene, un po' un pessimo letterato a tratti. È molto discontinuo, d'altronde solo i cattivi letterati sono sempre all'altezza di se stessi, i grandi hanno momenti di alto e basso. Ed è un autore estremamente labirintico. Quello che io ho capito nel corso del tempo, e che continuo a capire anche stasera, è molto interessante ascoltare, sia anche per imparare, non solo quello che pensavo già, ma anche quello che viene detto, è questo suo essere tantissime cose contemporaneamente, questo suo perdersi, e nella recensione che ho scritto la settimana scorsa sul tuo libro, ho cominciato con l'immagine di qualcosa che si perde, di lui che si perde, che non si trova, non riesce a chiede, ma non riesce a recuperare un filo, una via d'uscita. E questa è l'impressione che continuano a darmi, anzi mi danno sempre di più i libri di Singer. E credo che sia questo carattere labirintico e questa possibilità in fondo di trovare quasi qualsiasi cosa, che è il contrario di tutto, la bella letteratura e la cattiva letteratura, il peccato e la redenzione, più il peccato della redenzione secondo me, e la Kabbalah capita
e la Kabbalah un po' scimmiottata a tratti, in cui non si capisce bene se lui abbia capito veramente se ci faccia o se ci sia o se ci faccia. Cioè, tutto il contrario di tutto. Ecco, questo è, credo, anche uno degli elementi a tratti kitsch, decisamente kitsch, di Singer. A tratti invece ha dei momenti di grande eleganza. E questo vi fa scoprire come la porta sbagliata da cui io sono entrato nell'opera singeriana fosse giusta nel suo essere sbagliata, e come il tuo incontro con Singer tardo, o Singer non pubblicato, inedito, con l'erotismo di Singer, con questo Singer che viene in realtà censurato, si autocensura, censurabile, è sgradevole a tratti. E ognuna di queste porte sia legittima, che anzi sia, diciamo così, un'accentuazione dei suoi doni. In fondo, la grande letteratura è spesso ambigua, è spesso diseguale, è spesso labirintica. Io credo che quando Singer dice che non ha avuto Max Brod, come l'ho capita io, ma l'ho capita da filologo, è che in fondo l'edizione di Max Brod porta, come sappiamo, un ordine a un oceano di frammenti di Kafka. Kafka è anche lui labirintico, Kafka non è mai, anche negli schizzi dei sogni, è sempre un grande letterato, non è mai, secondo me, kitsch. Ma certo è, non pubblica in vita quasi nulla, e quello che lascia è un labirinto. Quello che noi leggiamo, il processo, il castello, è una messa in ordine fatta da Brod di qualcosa che era in una forma estremamente ancora fluida. Singer, che è un autore di minore qualità di Kafka, ha avuto, diciamo così, la possibilità di presentare il proprio labirinto come la propria opera. Non ha dovuto, non c'è stato bisogno di nessuno che gliela mettesse a posto. Lui l'ha pubblicata così, frammentaria, disordinata, nei temi, nell'approccio. Tu mi hai chiesto della Kabbalah, e molto brevemente, c'è qualcosa che ha molto affascinato Singer, che ripete e in qualche modo ripete, che è adeguato a questo in qualche modo disordine, questa disarmonia. Ecco, Singer è estremamente disarmonico. E quello che è nel nucleo fondante della Kabbalah, come la capisce Singer, come la mette in atto, già nel Satana Agorà, è già all'inizio della sua avventura di scrittore, è quest'idea delle scintille che si disperdono, che sono state disperse, queste scintille della divinità che nella visione luriana si spargono per il cosmo e, incredibilmente, benché siano divine, creano o nello stato in cui si trovano, sono origine di ansia, di peccato, di oscurità, essendo sono una fase del diffondersi della divinità, e questo spargersi delle scintille è dovuto alla rottura dei vasi nell'atto della creazione divina. Quindi è questo qualcosa che è andato storto da un punto di vista cosmico e che corrisponde ai dolori della diaspora e alle persecuzioni della diaspora. Cioè, momento cosmico e momento storico in questa visione si congiungono. Questa cosa ha estremamente ha colpito enormemente Singer, e secondo me c'è una ragione profonda, perché il disperdersi della divinità nell'oscurità della storia e del mondo, che genera angoscia, è questo stadio di questo stato di perdita labirintico,
di confusione, di inadeguatezza, di peccato, in cui in realtà si sviluppa tutta la sua opera. Tutta la sua opera è uno stato di perdita di queste scintille. Le scintille sono come le frasi, le parole, i personaggi, i corpi, che sono sparsi dovunque e che non si riesce, che si dovrebbe riportare, si dovrebbero riportare a un ordine, ma in qualche modo il racconto, ogni volta che le amalgama, le mette assieme, poi le ridisperde di nuovo. Cioè, c'è qualcosa di messianico in Singer, ma è un messianismo di un messia, se non fallito, in fieri. Lui come scrittore agisce come il messia che dovrebbe restaurare questa divinità, e in fondo non ci dice mai. Comincia il racconto si interrompe, il racconto torna su se stesso, il racconto si innalza, si abbassa. E questa cosa è, da un certo punto di vista, la sua Kabbalah, diciamo così, che diventa scrittura. È la scrittura che diventa in qualche misura strana, inattesa, diventa Kabbalah nel senso che diventa esperienza conoscitiva sempre incompleta. Ecco, Singer è sempre questa, per me, sempre questa ricaduta nel labirinto, e questa idea che le scintille, le parole, in fondo, non saranno mai ricomposte. Beh, la grande immagine della rottura dei vasi, quindi la grande cosmogonia che sta alla base di questa lettura, è quella che appunto le scintille disperse nel mondo dovrebbero essere poi riprese e riportate nel loro alveo. Il tema della Kabbalah è estremamente come dire, familiare al mondo dell'Europa dell'Est, del Hassidismo in particolare. Diciamo che è vero che c'è questa rielaborazione semplificata da parte di Singer della Kabbalah, e tutto questo fa parte di un'anima duplice che Singer e i suoi personaggi si portano dietro. Ricordiamoci che una delle istanze fondamentali dei personaggi di Singer è il fortissimo senso di tradimento, tradimento delle proprie origini, incapacità di restare fedeli e non ribellarsi a un portato di tradizioni, di leggi, di ebraismo, così come di puritanesimo ebraico, così come gli è stato trasmesso e instillato dalla sua famiglia. E questo senso di tradimento Singer se lo porterà sempre dietro. I suoi eroi sono degli sradicati, sono degli esuli, sono eroi, come dicevo prima, svaporati, strattonati tra l'inconcludenza, la volontà di fare. Sono dei cialtroni molto spesso, come quello che è il campione di cialtroneria, che è il protagonista del Ciarlatano. Ma fondamentalmente quello che, come dicevo prima, i suoi personaggi si muovono in un campo di tensioni opposte. Da una parte abbiamo questi eroi, ma dentro l'animo di questi eroi alberga allo stesso modo uno slancio ideale, un'etica della protesta, che peraltro gli fa approdare alla scelta vegetariana, come Singer stesso, quindi all'idea che bisogna confrontarsi con il male del mondo, ma come fare a non fare il male? Come possiamo districarci se in fondo l'amore che cos'è se non schiavitù? L'amore e l'idolatria, come possiamo, si chiede Singer, muoverci nel mondo senza fare il male? In fin dei conti c'è un'etica della protesta che è fondamentale e che
attraversa sia la biografia di Singer che anche i suoi personaggi. Per cui c'è sempre questo Giobbe con un pugno verso l'alto, c'è sempre l'uomo che cerca Dio, Dio che cerca l'uomo, nessuno che arriva puntuale all'appuntamento, e quindi c'è questo senso di caos, certo, c'è questo senso del labirinto dentro cui il bandolo della matassa dov'è? Infatti, non a caso, una delle cifre, a mio avviso, più interessanti della prosa di Singer sono le domande aperte. Domande filosofiche, non lo so, perché Singer non è un gran filosofo. Parlando con Burstyn abbiamo convenuto che le sue domande sono banali, però sono domande che ci riguardano. Allora, le domande aperte, cosa sono le domande aperte? Sono quelle che vi ho detto: perché facciamo il male? Che colpa ne hanno i polli a chi pur di dover morire per salvare noi? Perché dobbiamo uccidere dei polli, come si dice che bisogna fare a chi pur, no? Per emendare i nostri peccati, che c'entrano? E infatti Singer dice no, non va bene. Quello che noi siamo per gli animali sono stati nazisti per gli ebrei. Per gli animali noi uomini siamo come i nazisti, condanniamo il mondo animale a una Treblinka eterna. E ogni volta che noi incontriamo in una pagina di Singer delle descrizioni di animali, io mi inchino, perché sono bellissime. In Nemici, una storia d'amore, in Ciarlatano vediamo questi pesci che sono stati pescati dai pescatori, che tornano, se siamo sempre sul Lazio, tornano, buttano i pesci con gli occhi sbarrati, e vediamo come Singer è in grado di raccontare il disgusto, sì, e la pietas, perché anche la pietas è un altro degli elementi, la compassione amorevole è un altro degli elementi della narrativa di Singer. Chiacchierando prima di venire qui a incontrarvi con Chaim Burstyn, abbiamo speso parole su quello che Chaim chiama un controcanto, e cioè una volontà di raccontare Singer, i suoi personaggi, in maniera meno solenne, ma più alla portata di quella che è stata la sua avventura umana. E quindi, Chaim, prego. Grazie. Io partirei dal tuo libro, guarda, perché è con soddisfazione che vediamo uscire questo libro, che copre un vuoto per il lettore italiano. In che senso? La grande avventura editoriale di Yitzhak Bashevis, Singer, risale, come ricordava Fiona Liu, agli anni 60-70. È un'operazione che fece l'editore Longanesi, molto meritoria, che divenne l'editore di Singer, cui Singer scrisse delle prefazioni per il lettore italiano, e poi andò diradandosi questo slancio fino a Ombre sul Hudson, che uscì nel 2020, folgorante lettura. Io penso che sia forse il più bel libro di Singer, ma è un'idea del tutto personale, ma che mi sembra forse in parte, Fiona, condivida. Ora, da quel momento in poi c'è un vuoto, e molto meritoriamente l'editore Adelphi sta riprendendo da alcuni anni i titoli di Yitzhak Bashevis e del fratello Isaura di Eshir, no? In questo interregno c'è una grandissima letteratura critica che è stata scritta, c'è un grande dibattito a livello internazionale su Singer, e io credo che il grande merito del libro di Fiona Liuan sia quello di rendere conto al lettore italiano di questo dibattito, che è a più voci, che è internazionale. Quindi c'è una ricognizione, ci viene offerta una ricognizione che apre, almeno nella prima parte del volume, che apre diverse piste.
Poi Fiona Lewan segue quelle che preferisce e ne ha parlato lei stessa, perché questo è un libro scritto col cuore, è un libro di passione per Singer, in cui vengono individuati dei temi alti, dei temi importanti, dei temi forti, che sono poi il leitmotiv di tutta una produzione, il displacement, il disagio, l'esilio, il percorso tra due mondi, insomma, una ricchezza di temi che poi nella seconda parte del volume Fiona Lewan segue a ritroso, è una scelta, segue a ritroso perché parte dagli ultimi due, i più discutibili, i più discussi, i più problematici volumi di Singer, che sono due inediti, due falsi inediti, perché escono in Yiddish nella rivista Forwards, ma sono inediti per il pubblico americano. Allora il problema è di chiedere, la domanda che faceva Fiona era più che legittima, perché sono rimasti inediti. Allora vorrei cercare di abbozzare una risposta, ognuno dalla sua. C'è un bel proverbio yiddish molto noto che dice che l'uomo si arrovella, si scervella e Dio si fa una risata. Allora io credo che possiamo anche dire che i critici si battono, studiano, raschiano le carte di Singer, vanno negli archivi nel Texas e Singer si fa una bella risata. Come farebbe, essendo un uomo ironico e dotato, malgrado tutto, di un grande senso of humor. Allora, per quello che io volo basso nel mio intervento, perché vorrei cercare di entrare un po' nella cucina di Singer, nel suo laboratorio, che poi è un laboratorio sempre poi quello, no? Partendo da un dato che, rispetto al mio punto di vista, è un narratore straordinario. È un narratore torrenziale, è un uomo che ha una passione per il racconto abbastanza straordinaria. Questo perché? Perché non è come altri autori, non so, mettiamo un esempio, Henry Roth, Chiama lo sonno, molti di voi l'avranno letto. È un autore che scrive un libro straordinario, scrive forse due, poi basta. Quindi possiamo fare un paragone. Invece Singer è torrenziale, capacità straordinaria di narrare. Allora, questo qui comporta due problemi. Allora, chi ha il talento, che ha questo straordinario dono del talento di narratore, non può fare a meno di scrivere, deve scrivere, se no sta male, ma soprattutto vuole essere letto, l'umanissimo desiderio di essere letto e quindi di avere successo. E quindi sbarcare in America e non rimanere in un basement a scrivere per se stesso, ma di parlare a un pubblico americano. Allora, qui c'è tutta un'operazione su cui gli studiosi di Singer insistono. Cioè, a chi si rivolge in prima istanza? Si rivolge ai lettori del Forwards, scrivendo a puntate. La maggior parte dei suoi scritti americani escono a puntate su una rivista, come voi tutti sapete, si chiama Forwards. È una rivista in lingua yiddish. Il pubblico del Forwards non è un pubblico sofisticato, è un pubblico che legge con passione, che aspetta di settimana in settimana Forwards, perché è la lingua della loro terra, della loro famiglia, della loro anima, però poi dopo è un pubblico semplice e in questo pubblico lo yiddish di Singer parla, è uno yiddish fantastico, fluente, semplice, chiaro. Singer parla ai lettori di Forwards. Dico questo perché molti altri autori yiddish si battono nei loro libri per dare dello yiddish una versione alta, per dimostrare che lo yiddish non è da meno di altre lingue che hanno una forte letteratura. Quindi troviamo un yiddish spesso barocco, spesso carico, spesso più difficile da comprendere e meno fluente, mentre lo yiddish di Singer è una meraviglia, parla direttamente al cuore del pubblico. Quindi questo è lo zoccolo duro, direi, dei lettori di Singer in America. Ma in questa operazione Singer fa una corsa contro il tempo: quelli che parlano yiddish, quelli che hanno studiato yiddish, quelli che hanno imparato a casa yiddish, scompaiono poco alla volta, ogni giorno ce n'è uno di meno. E quindi bisogna rincorrere, come voi sapete, il pubblico ebraico che non parla più yiddish, da cui tutta la discussione ben nota sulle traduzioni.
Ora, corsa contro il tempo, perché anche lo Yiddish si adultera, questo è un altro tema che trovate nei romanzi di Singer, anche in Kaine, la storia di questo giovane che va a insegnare in America ai ragazzini, trova che i ragazzini non capiscono, trova che la gente parla un Yiddish che adulterato dall'inglese, e in altri come? Ecco, il potetto Yiddish, dice Fiore, suona male, suona storto, ma anche in altri romanzi, quando questi mascalzoni se ne tornano da Buenos Aires dopo che ha fatto i soldi nei bordelli e se ne vanno, tornano a Varsavia, è il piacere di sentire la pastosità dello Yiddish polacco, che è una cosa, è una sensazione praticamente irripetibile, come ci rivela. Ecco, questo mondo sta scomparendo, quindi si rincorre il secondo segmento di lettori, che sono quelli ebrei di lingua americana e non più Yiddish, e poi evidentemente, se uno vuole avere successo, deve parlare anche agli americani, che non sono ebrei e che non hanno niente a che fare con lo Yiddish. Quindi da questo, e quindi un pubblico da curare e da compiacere, ne esce una macchina editoriale. Singer non è che viaggia solo sulle nuvole con gli spiritelli, è molto attento a questo, una precisa macchina editoriale, e bisogna fare i conti con la concorrenza. Siamo in piena esplosione della cultura ebraico-americana, c'è un firmamento di autori che stanno conquistando il pubblico, quindi non è semplice scavare il proprio posto. Ora, quindi, al servizio di questo c'è una macchina editoriale, c'è una macchina editoriale che lavora, che calibra qualcosa e come pubblicare. Però Bacelis sa benissimo organizzare il suo lavoro e dichiara consapevolmente, come ricordava Fiona, di giocare su due registri. Si firma Bacelis, si firma Warshawski. Warshawski non è uno qualsiasi, Warshawski è l'alter ego corrente, ordinario, che scrive le cose più semplici, che vanno via più facilmente, un po' più terra a terra, e poi dopo smette Warshawski e fa Bacelis. Allora, sono due registri, e questi due registri sono un po' derivano dal feuilleton. La capacità narrativa di Singer, a mio giudizio, si forma nel feuilleton, vuol dire ogni settimana bisogna rincorrere il lettore. Quindi bisogna strutturare. Il romanzo scritto a puntate ha un dispositivo diverso dal romanzo concepito unitariamente. E quindi divento un maestro nella narrazione del feuilleton, in cui ogni tanto cede la parola a Warshawski, che usa un linguaggio, se volete un Yiddish più semplice, e anche meccanismi di comprensione più rapidi. Ora però niente di quello che facciamo ci lascia indenni. Quando abbiamo anni e anni di pratica di feuilleton, in qualche modo diventiamo vittima del nostro stile, cioè non lo pilotiamo più, e per questo Bacelis diventa un narratore torrenziale. Quindi in un certo senso va riconosciuto, perché questo Fiona Dewan ha una passione per Singer che dimostra in ogni pagina del suo libro, e in qualche modo vorrebbe che Warshawski diventasse tutto Singer, e invece no, perché Singer aveva questo doppio registro, e anche il nostro tentativo di vedere nella filosofia o nei personaggi di Singer qualcosa di strutturato, parlo soprattutto di Bacelis, di qualcosa di strutturato, no, sono spesso personaggi non strutturati, e anche la filosofia, l'arsenale, se volete, ideologico, è un bric-a-brac di elementi che lui orecchia, ma a noi non importa niente, perché non andiamo leggendo un romanzo di Singer a scuola di filosofia. Perché anche il romanzo peggio riuscito di Singer ha una caratteristica che io ho verificato leggendoli, no? Che uno poi non lo molla anche se non funziona, anche se il dispositivo inciampa, cioè se claudica in qualche modo, no? Allora, temi di riflessione, io sulla risposta, perché parliamo del ciarlatano, perché questi volumi non vengono editi in inglese, non la conoscono l'edizione vera. Ecco, permettetemi una citazione, perché la chiave ce la dà Singer mentre sghignazza.
Mattarò mi fa dire uno dei suoi personaggi: tutti gli artisti imitano se stessi, imparano trucco e lo ripetono all'infinito. Non capisco come la gente non se ne accorga. Dovrebbe esistere una legge che impedisce a chi ha più di 40 anni di dipingere, scrivere, scolpire e recitare. Ora, io che i miei 40 anni li ho lasciati indietro, trago una lezione da quello che dice Singer, ma deve essere un po' più sobri e scrivere di meno, perché sennò ci si ripete. Ora lo sapeva, lui lo sapeva, ma la macchina va avanti. Infatti il ciarlatano, a mio giudizio, è una variazione del tema, anche se Fiona non è del tutto d'accordo nel libro, è una variazione del tema di Schulten sul Hudson, delle ombre sul Hudson, che rimane a mio avviso in questo campionario straordinario della coscienza infelice ebraica del dopoguerra un'opera ineguagliata. Quindi sono rielaborazioni di temi che riguardano un'umanità degradata dalla sofferenza. Non sono personaggi eroici, luminosi, e sono i temi che poi ritornano nella letteratura biblica e riflettono questo profondo disagio esistenziale di questa generazione di americana del primo dopoguerra. Ora però tutto passa, dobbiamo tenere conto che questa, perché poi non esce Nemici, come Fiona ricorda bene nel suo libro, sono tutte variazioni su uno stesso tema, che è quello che ho appena citato. Però nel frattempo arrivano gli anni 60 e c'è quello che è tutti noto, il revival del mondo yiddish, dello shtetl, di un mondo archetipico, immaginario, sognato, Chagall. C'è una passione che da parte del mondo ebraico ashkenazita io chiamo una sorta di nostalgia del non vissuto, perché sono generazioni che non l'hanno vissuto quel mondo, ma che lo risognano attraverso la letteratura. Beh, tra i concorrenti di questa immagine che da Singer del mondo yiddish c'è, nel 64 esce a Broadway Il violinista sul tetto, che tutti conosciamo, nel 71 c'è il film Oscar, quindi sono film. Il mezzo con cui viene diffuso questo mondo è anche molto più concorrenziale rispetto al libro. Quindi è una cosa di cui in qualche modo Singer deve tenere conto, e questa situazione prende in qualche modo, a mio giudizio, Singer in contropiede, e quindi a giusto titolo non lo pubblica. Se però mi permettete due parole ancora, voglio parlare di Kyle la Rossa, no? Che è il libro che fa più problema, perché il discorso è un po' più complesso, no? Questa è un'incursione vera e propria che Singer fa in un genere che non era il suo, come ricordava Fiona prima, lei la chiama gangster story. Io non, forse ho delle difficoltà a chiamarla così, ma è una passione che attira molti autori verso l'Unterwelt, verso il mondo dei delinquenti, delle prostitute, dei posseneti, dei ladruncoli, eccetera. È quasi un genere letterario, no? Ecco, ineguagliato in questo campo sono i grandi racconti di Odessa, di Isaac Babel. Non è farina buona per Singer. Cioè, la descrizione di questo mondo è quasi un esercizio di stile, a mio avviso, perché è vero che lui nella Kochmalna, nella via dove abitava Varsavia, vedeva di fronte il mondo dei delinquenti, ma li vedeva dietro la finestra della corte del padre, in fin dei conti. Quindi quando però si sente la fascinazione di Singer per il mondo, per l'Unterwelt, per il mondo dei delinquenti. È un po' curioso, mi ricorda in qualche modo Borges. Borges si appassiona del mondo dei malavitosi, della mala, dei guapi, dei compadritos di Buenos Aires, e della loro vita schietta, maschia, virile, violenta. E in qualche modo, se voi conoscete la storia di
di Borges, è un garbato, compito intellettuale che non farebbe neanche il giro della biblioteca, starebbe sempre seduto, forse come Singer, che era un autentico yeshivebucher, un ragazzo di yeshiva. Però a maggior ragione si capisce che questa incursione lo tenta, è una tentazione, e narra bene, come sempre sa narrare, ma si capisce che non è cosa sua. Ora, evidentemente ci sono dei difetti di fattura in questo, è un feuilleton, ancora una volta, in cui il racconto talvolta tende a inceppare, in cui i colpi di teatro sono male, ma non sempre bene architettati. Allora, Fiola, nell'ultima parte del suo libro, ci rende conto in maniera molto esauriente del dibattito che c'è stato sulle attribuzioni, a chi lo attribuiamo, chi l'ha fatto, quando è stato. Ci sono dei problemi di datazione, ci sono i critici si scannano per sapere cosa rappresentava Kyle nell'itinerario di Singer. Allora, e perché non l'ha pubblicato? Allora, inizia un argomento, quello sulla scabrosità, è la storia di un rapporto con la della vita da bordello, di una prostituta, dei proseneti, insomma, l'argomento è scabroso e quindi Bashevis, che ha avuto il premio Nobel, non vuol dare questa cattiva immagine degli ebrei. A parte il fatto che non vedo dove sta scritto, perché un ebreo non può aprire un bordello, penso che immaginarsi che un ebreo non può aprire un bordello sia una delle definizioni più antisemite che ci sia. Però, ecco, da questo punto di vista non c'è niente di scabroso nel pubblico largo americano. Io vi ricordo che nel 1906 Shaul Mash, un grande narratore in Yiddish, scrive una pièce veramente scandalosa, Gottfried Nekume, Dio della vendetta. Perché è scandalosa? Intanto perché esce a Pietroburgo questa pièce, esce a Berlino, non arriva in America, non riesce a entrare in America, perché è la storia di un buon ebreo che ha un bordello e che pensa poi dopo, con i proventi del bordello, di sistemare la figlia in una maniera più onorevole. Però scopre la figlia tra le braccia di una prostituta del bordello in atteggiamenti evidentemente saffici. Questa è trasgressione, tant'è vero che questa pièce arriverà negli anni 20, se non sbaglio, a uscire con denuncia su denuncia. Quindi l'opinione pubblica americana è arci abituata a questo tipo di scabrosità. Poi si parla della licenziosità, non si vuole turbare il pubblico, che Singer non ha voluto turbare il pubblico con questa storia licenziosa. Parliamoci chiaro. Kayla, che si voglia metterla negli anni 50 o negli anni 70, c'è una grande discussione, però nel 67, se non sbaglio, esce Portnoy, il lamento di Portnoy di Roth, e c'è un fiume di corrente di letteratura ebraico-americana che affronta in maniera molto più licenziosa i temi dell'erotismo. Cosa significa? Che si pensi solo a Bellow, ma tutta questa corrente passa attraverso una visione psicoanalitica. Singer rifiuta Freud, Marx, a voi desore sono gli idoli, l'idolatria del momento. Quindi il suo modo di inquadrare l'erotismo che ha citato, di cui si è parlato prima, è di tutt'altro tipo, ma per il grande pubblico ebraico-americano siamo di fronte a una nuova generazione che tratta i problemi in maniera del tutto diversa. Quindi perché allora Kyle non esce, a mio avviso? Perché rispetto a questo sobbollire di temi è un libro vecchio. Può servire appunto nella accezione della lussuria a far risaltare il peccato di cui parlava Roberta prima, e quindi il problema del rapporto tra peccato, tentazione, eccetera. È funzionale al dispositivo narrativo di Singer, però in realtà le cose che contano non sono scabrose, non fanno un baffo più a nessuno arrivati negli anni 70-80. E poi, scusatemi di lavorare terra a terra, cioè, rispetto al paesaggio letterario americano siamo rimasti indietro. Bashevis ha avuto il Nobel, e dal Nobel l'asticella deve essere alta, l'asticella deve rimanere alta, e quindi Kayle, in qualche modo, a mio giudizio, lui stesso la ritiene non sufficientemente all'altezza.
Sarà tuttavia un errore, e con questo concludo, dopo nell'83 pubblica Der Balte Schive, Il Penitente, pessimo titolo, comunque, è un libro che aveva scritto nel 73 anche qui su Fourverz. Ecco, questo libro viene stroncato da chi? Da Harold Bloom. Harold Bloom è una penna ebraica americana, un grande critico, che sul New York Review of Books, Italia Legale, e questo non fa piacere a nessuno, siamo ormai nell'83. E quindi probabilmente Singer dopo 9 non solo sta attento a non turbare la sensibilità, che è già bella che turba, ma cerca di non fare passi falsi come quello del penitente in qualche modo. Ma io credo che fuori dalla cucina, dalla piccola cucina di un autore che poi è straordinario, credo che la sensazione di essere arrivato a un epilogo di un ciclo della letteratura yiddish scritta da autori in lingua yiddish, che è drammaticamente finito negli anni 80. Vi ringrazio. Dare la parola per un ultimo giro a Roberta Scarelli e a Giulio Musi, e poi chiedere se qualcuno di voi ha delle domande da fare. E dunque, Roberta, il tema della qualità intermittente della scrittura di Bashevis, il tema delle sue origini e del suo radicamento nella letteratura yiddish. Se tu hai voglia di... Io credo che Chaim ha detto praticamente tutto, per cui complimenti a Chaim, e questo, per dire, ci aiuta moltissimo. No, quello che volevo dire era che sicuramente c'è un problema di successo, per cui è fondamentale, come dicevo, l'industria della traduzione, l'industria della programmazione, perché come molti dei suoi personaggi è sicuramente un artista, un visionario, un peccatore, però è anche un ottimo commerciante di se stesso, e quindi la riflessione su pubblicare o non pubblicare è una riflessione che sicuramente guarda a molti temi. Su una cosa però non sarei d'accordo con Chaim, nel senso che il Hela Ross, con tutti i suoi limiti, però mi sembrano interessanti due cose: uno, che in questa nuova proposta Delphi venga in qualche modo sparato subito il romanzo che, come dire, crea più problemi, cioè un romanzo che comunque è di argomento, non quello che diceva Madris quando parlava di Sholem Aleichem, il grande biblio del mondo scomparso, è un mondo vibrante e tutt'altro che idilliaco, quindi da questo punto di vista sicuramente ha fatto una proposta che colpisce, quindi da un punto di vista editoriale devo dire ha le sue profonde ragioni. Ma è uno strano romanzo da bassi fondi, nel senso che non sono Chaim questi personaggi come dire da Gomorra, sono uno è sciancato, un altro è incerto, un altro non riesce a dare un pugno a nessuno neanche volendo, cioè sono delle persone di una fragilità pazzesca che danno un antiromanzo del gangster, dei bassi fondi. Se noi pensiamo all'Anello Magico di Sforin, per esempio, considerato l'iniziatore della letteratura classica yiddish, vediamo che lui cita Dickens, cioè che lui crea, volendo citare la letteratura alta, dei bassi fondi che sono bassi fondi, cioè che hanno tutta la muscolatura giusta, come dire, e tutta anche la seduttività giusta, no? Non sappiamo, come dire, come sono oltre a un certo punto, quali sono le forme di Kayla, invece sappiamo molto bene quali sono le forme delle donne che sono
nell'Anello Magico, e così via, cioè nel senso che è un anti-romanzo de Gexe, nel senso che sono tutti quanti di una fragilità fisica, morale, psicologica immensa. Anche Max, che sembra il cattivo, in realtà è un anti-eroe negativo. Allora questo è interessante. Secondo me il grande limite di questo romanzo è proprio questo, cioè che lui costruisce un romanzo chiaramente antidilliaco, no? In cui il mondo che fu viene descritto come voleva Scholem Aleichem, per quello che è, no? Guardato attraverso i giornali e non guardato attraverso il sogno. Il mondo che è, perché bisogna rappresentare il mondo ebraico che non c'è più attraverso la finestra, certo, ma non nella penombra, cioè guardandolo bene. Ma dall'altra parte è un romanzo un po' come in Scholem Aleichem, la storia ferroviaria dell'uomo di Buenos Aires, in cui questo signore in treno racconta di aver fatto tanti soldi con un bordello, ma anche lì non ci sono i corpi, non c'è l'eros, lui è un personaggetto tutto quanto crum, cioè tutto quanto sortignaco. Quindi è un romanzo che secondo me nega il suo assunto, nega la sua traduzione, e allora a questo punto il problema è, non lo pubblica, sicuramente per tutti i problemi morali sono d'accordo, perché era vecchio, perché di sesso si parlava in un altro modo nel 79, che era l'anno in cui voleva pubblicarlo, ma anche perché l'operazione rispetto ai gangster del cinema, rispetto ai gangster del teatro, rispetto ai gangster del romanzo, non funziona, sono pazzi, sono drammaticamente pazzi. Quindi secondo me, sì, ma insomma, perché, ripeto, ma è interessante, se tu guardi la fisicità... Sono pazzi, ma sono bellissimi lo stesso. Ma è una fisicità veramente assurda. Un'altra cosa che volevo dire è che sicuramente invece per il ciarlatano sono d'accordo, è una ripetizione mostruosa di Amici, una storia d'amore, Ombre sull'Asino, cioè è un personaggio che si ripete veramente mille volte, cioè non poteva proporlo sperando, come dire, nel successo che programmava. E quindi finisco solo con una cosa: se noi vogliamo, come diceva Busi prima, dare un significato un pochino più articolato a questo Broad, io penso che poi sia in realtà un altro, e che Broad riesce a fare di Kafka un credente. Lui perché in America, romanzo America che rimane incompiuto, Broad decide che in realtà alla fine il teatro di Oklahoma è una dimensione paradisiaca in cui tutto si rimette a posto, tutti trovano appunto lavoro, tutti trovano la pace, e quindi è un compimento assolutamente positivo. E è un positivo nella fede, questo dice Broad chiaramente, la sua rielaborazione, e tutta la rielaborazione, devo dire, piuttosto imperiosa e forzata delle opere di Kafka, è tutta sull'idea della, come dire, di una salvezza che arriva. Singer non ha nessuno che possa trasformare un autore oscillante, incerto, dubbioso, ci sono degli aggettivi bellissimi che usa l'autrice, bellissimi per definire questo spaesamento continuo in un autore che ha trovato poi come Kafka per Broad la salvezza, almeno un pizzico, un frammento di santità. Indubbiamente sono d'accordo, nel senso che per Singer veramente il pendolo oscilla continuamente tra perdizione e redenzione, come peraltro ci fa notare Giulio Busi. Gli eroi, Singer stesso, perché tra Singer e i suoi eroi c'è una parentela strettissima, oscillano e danzano tra terra e cielo, tra il sopra e il sotto, tra l'alto e il basso, tra il puro e l'impuro. Ed è in questa continua duplicità che sta il fascino di questi personaggi e anche la loro modernità, a mio avviso. Ed è per questo che io ritengo che negli anni 60 e 70 Singer è stato così amato e accolto. Certo, come dite professoressa Scarelli e Chaim Burstein,
Ci sono scrittori che hanno parlato di erotismo e di sesso molto meglio, ma Singer non voleva parlare di sesso, voleva parlare di passioni, di ciò che accende, non di ciò che avviene. E quindi è un'altra storia. Quello che vorrei chiedere adesso a Giulio Busi, e se lui ha voglia di chiudere questo nostro incontro, poi dopo chiuderò io con l'ultima parola, ma faccio una domanda un po' così: perché Singer piace tanto ai lettori maschi? Io ho, non sto scherzando, ricevuto tante telefonate, ma tante, di lettori maschi che hanno letto il mio libro e che mi hanno detto: meno male, perché a noi Singer ci piace un sacco. Abbiamo tutto, abbiamo letto tutto, 20, 30, tutti, appunto, piace ai maschi. Alle donne non lo so se piace, certo è che, se posso dirla tutta, il tema del narcisismo maschile, dispiegato in lungo e in largo, con tutte le sue derive distruttive, è ben descritto. Questi maschi di Singer sono terribili. E quindi è anche un bel esercizio per chi fa parte della mia generazione e anche di tutte le donne che forse sono qua presenti, che sono sicuramente inciampate nel narcisismo maschile. È un utile esercizio leggere di questi personaggi. Resta il fatto che piace molto ai maschietti. Perché? Ecco, mi trasformato in interprete del narcisismo maschile, maschilista. E stavo tranquillo, pensavo di chiudere così, no, va bene. Premesso che ho i miei problemi con questo aspetto di Singer, e anche l'ho espresso in un paio di troppo donnaiolo, insomma, ci sono degli aspetti con cui non concordo, ma se devo entrare nella parte. E quello che ho cercato di dire prima, in qualche modo, sull'aspetto messianico di Singer, ma di un messia molto stravolto, è il fatto che i personaggi maschili in Singer, così womanized in senso compulsivo, cioè sono Don Giovanni compulsivi spesso, e girano e rigirano questi corpi femminili e non si curano dei danni che fanno, per cui se vengono idolatrati è meglio, e anzi si aspettano di essere idolatrati. Interpretano un senso di potenza maschile, cioè dominano in qualche modo, hanno una funzione creativa. Ecco, diciamo così che la narrazione di Singer passa attraverso un maschile che riplasma la realtà, riplasma le relazioni, riplasma le passioni, diciamo, in cui il sesso, in effetti, e questo è molto, molto giusto quello che dici, non è il focus. Il focus è il dominio e il fatto che, narrando la propria proiezione di sé, si rigenera la realtà. Cioè, i personaggi maschili di Singer piacciono probabilmente al narcisismo maschile perché ricreano e dominano il reale, espandendo la propria personalità e la propria volontà. Cioè, scoprono il reale. Io ho fatto questo paragone che è abbastanza, in qualche modo, scabroso. Mentre nella pietà ebraica, nella tradizione intellettuale ebraica, quello che si gira, si volge e rivolge, sono le parole della Torah. In qualche modo Singer, come maschio, come i personaggi, e anche lui in qualche modo, volge e rivolge questi corpi e soprattutto queste volontà che vengono sottomesse delle donne. E in questo credo che il narcisismo maschile si riconosca molto. Ecco, sì, il narcisismo maschile è una chiave fondamentale per leggere Singer. Comunque, sì. Sarò velocissima. Questo povero diavolo del protagonista,
che corre da una donna all'altra, che si sente obbligato a stare con tutte, che in qualche modo pensa, certo, di salvarle, questo è ovvio, cioè una perché ha avuto tragiche esperienze durante la persecuzione, un'altra perché l'ha aiutata, un'altra, cioè io non ho mai visto fare tanti chilometri a piedi ad un essere umano per come dire, per proiezioni erotiche, cioè, e tra l'altro l'eros non c'è poi in realtà, Singer è uno degli autori meno erotici che abbia mai letto, è l'eroe del forma eroe del passaggio a piedi da una donna all'altra, da un'esigenza all'altra, si perde continuamente perché pensa in modo sicuramente diabolico di poter soddisfare tutte le esigenze, quindi come dire, secondo me è molto più, non sono convinta, cioè sono delle forme di narcisismo molto particolari, certo io salvo 2, 3, 4 donne, ma in realtà io sono obbligato a stare con tutte queste donne che poi mi fanno i figli che non vogliono, si suicidano. E hai sensato? Sì, però che poi le vittime siano consenzienti è il massimo. Cioè che ci sia una ideologizzazione della take care di questo personaggio, per cui le donne vengono anche in qualche modo... in qualche modo soddisfante è proprio il trionfo del narcisismo maschile, secondo me. Bene, sicuramente questo è un altro tema e c'è già un consesso femminista che ha chiesto esplicitamente di affrontare e distruggere Singer sul piano del maschio dominatore. Comunque io credo che, spero che questo incontro sia stato utile per tutti noi, io sicuramente ho imparato delle cose, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, alzi la mano e noi risponderemo, e, se no, io vi ringrazio Chaim Busti e la sua eloquenza, la competenza straordinaria di Roberta Scarelli e soprattutto l'affondo del narcisismo maschile di Giulio Busi.